nazionalizzato, perché sui Monti Bond c'eravate anche voi, eh? Non è che vi tirate indietro come oggi sui giornali tra Monti e Renzi. No, sei stato tu, no, sono stato io. Ma chi volete fare ridere o piangere? Perché la gente perde i soldi e perde futuro. Voi probabilmente i soldi ce l'avete nel conto, ma ci sono persone che vivono con 485 euro al mese, che avevano ricevuto quei fondi, mi hanno raccontato personalmente, dopo una disgrazia, e che sono andati in banca con 80 anni di età e con nessuna conoscenza, e quel banchiere gli ha detto: sai che cosa fa? 80.000 euro li investa, non li tenga nel conto corrente, li investa in obbligazioni subordinate. E voi invece di chiedere le azioni di responsabilità verso queste persone, gli avete azzerato i conti correnti. Fate pena e buttatemi fuori. Allora, adesso è iscritto a parlare l'onorevole Renato Brunetta. Prego. Grazie, signora Presidente. Signor Ministro, una premessa. A me sembra che in consulta e fantasiosa sia stata tutta l'azione del governo e del suo ministero in tema di crisi del settore bancario. Quindi rispedisco al mittente la sua premessa. In consulta e fantasiosa è stata e incompetente è stata la vostra azione in questi anni rispetto alla crisi del sistema bancario. I mercati sono in tensione rispetto alla condizione del sistema bancario del nostro Paese. I mercati hanno reagito male ai risultati degli stress test dell'autorità bancaria europea. E se i mercati hanno sempre o quasi sempre ragione, cosa ci stanno dicendo i mercati con le loro oscillazioni di questi giorni? Ci dicono dell'incertezza che non è solo nelle banche, ma e anche nella imprevedibilità delle regole europee e soprattutto nella perdurante situazione di crisi economica in Europa e in special modo per il nostro Paese, dal suo governo sempre negata. Il piano di mercato per il salvataggio dei Monte dei Paschi di Siena, ci dicono sempre i mercati, ammesso che riesca a salvare la banca e ammesso che sia davvero di mercato, non è credibile. Questo ci dicono i mercati. Il necessario aumento di capitale di 5 miliardi, se ci sarà, sarà a novembre. Le 7 banche internazionali che hanno sottoscritto il contratto di pregaranzia, JP Morgan, che ha offerto il prestito ponte, costano al Paese, sicuramente costano al Paese, commissioni salatissime. Ma nessuno sa, perché lei non ce l'ha detto, chi rischia che cosa rischia da questo prestito ponte. Non siamo per niente sicuri, signor Ministro, e non lo sono i mercati, non lo è lei stesso, che l'operazione si concluda davvero a novembre. Il rischio per i risparmiatori, per gli investitori, per gli italiani tutti è che entro la fine dell'anno non si faccia tempo neanche ad attuare il piano B, quello per cui il governo italiano interverrebbe con capitali pubblici, avendo ottenuto non meglio definite quali deroghe al bail-in da parte della Commissione europea. A novembre, signor Ministro, l'aumento di capitale di 5 miliardi è molto probabile che non ci sia, che non ci sarà. Le grandi banche e i grandi fondi che, ripetiamo, a caro prezzo hanno dato la loro disponibilità oggi, hanno già fatto capire, anche se le condizioni economiche e di mercato a novembre non saranno favorevoli, si tireranno indietro. In un momento in cui anche un'altra banca, Unicredit, avrà bisogno di reperire 7-8 miliardi di euro per il suo aumento di capitale, le risorse non ci saranno né per MPS né per Unicredit. E voi state usando, sembra che stiate usando quest'arma anche come ricatto rispetto al referendum che si celebrerà in autunno. Se il referendum vi andrà male, salterà tutto. Bel atteggiamento rispettoso del popolo italiano. Così come il Governo e il Presidente del Consiglio di fatto prendono in giro gli italiani dicendo che anche il problema dei crediti deteriorati del Monte dei Paschi di Siena, per ora 10 miliardi di euro, è ormai risolto per chi li compra il fondo Atlante 2. Ma con quali risorse? Se ogni giorno chi dovrebbe contribuirvi si tira indietro. Le casse previdenziali, giustamente, non parteciperanno più. Anche Poste Italiane ha fatto capire che il contributo sarà minimo. Di questo passo, di giorno in giorno, dopo il fallimento di Atlante 1, anche Atlante 2 si svuoterà.
A proposito di Atlante, come ha fatto notare recentemente il Financial Times, il fondo è guardato molto da vicino da Bruxelles perché viola le regole europee sugli aiuti di Stato, in quanto anche se si trattasse, come vorrebbe farci credere lei, il suo Presidente del Consiglio, di un'operazione che coinvolge il settore privato, il Governo agisce lo stesso come custode e in ogni caso le decisioni su come e quando utilizzare il fondo sono imputabili al decisore pubblico. Non solo, la valutazione che è stata fatta dei crediti deteriorati al 32% del valore nominale invece che al 17,6% applicato a Banca Etruria e poi rispetto al 22,4% non rispetta le regole di mercato e conferisce quindi a MPS un vantaggio selettivo da parte di un'autorità pubblica nazionale. Lo dico tra virgolette, dovrebbe conoscerla lei, signor Ministro, questa frase, l'esatta definizione di aiuto di Stato. Ma di cosa ci state parlando, lei e il suo flying Presidente del Consiglio che con l'Air Force One italiano sta andando alle Olimpiadi. Infine, a quanto già detto, la fattispecie sanzionata dalla Commissione europea si configura come, nel caso del Monte Paschi di Siena, non sia solo per il ruolo ambiguo di Cassa Depositi e Prestiti, ma anche per gli incontri diretti che il Presidente Renzi ha avuto con i principali attori coinvolti nel piano di salvataggio. Finisco con una battuta. A me sembra che lei, il suo Presidente del Consiglio e il Governo siano, vi state comportando come Don Ferrante nei Promessi Sposi. La peste non esiste, perché non è né forma né sostanza. Avevano torto, morirono di peste. Questo non vogliamo che succeda all'economia italiana, al sistema bancario italiano. Grazie signora Presidente. Grazie onorevole Brunetta. E adesso do la parola al deputato Giovanni Paglia. Prego. Sì, grazie Presidente. Noi nel marzo 2015 presentammo una risoluzione in Commissione Finanza alla Camera dei Deputati in cui chiedevamo che lo Stato, in quanto allora prossimo azionista del Monte dei Paschi di Siena, si impegnasse anche in un'attività di ricapitalizzazione di quella banca. Non c'era ancora il bail-in, non c'era ancora la BRRD e lo dicevamo semplicemente perché allora vedevamo, come avrebbe visto chiunque, le condizioni di fragilità, estrema fragilità di quell'istituto di credito. Si è scelto di non fare nulla, anzi abbiamo anche dovuto ascoltare a più riprese il Presidente del Consiglio garantire i mercati e invitare ad acquistare azioni e ad investire su una banca che man mano diventava più fragile, nelle parole del Presidente del Consiglio diventava sempre